In questo video proverò a riassumere tre sistemi che servono per avviare una videochiamata in Google Meet, di cui ho già parlato in alcuni video precedenti. Ci tengo a precisare che non sono gli unici sistemi con cui si può avviare una videochiamata, ce ne sono altri come per esempio farla partire dall'interno di Gmail, eccetera. Però ho deciso di scegliere questi tre perché sono quelli che i colleghi insegnanti mi chiedono più spesso di spiegare, per cui iniziamo a vedere di che si tratta. La prima modalità per avviare la videochiamata è quella classica, ossia aprire le applicazioni Google, andare a cercare Meet, cliccare su Partecipa a una riunione o Avviala e a questo punto siamo già al primo bivio. Inserire un codice, un nickname oppure avviare la chiamata cliccando su Continua e lasciando il campo vuoto. Ricordate che il nickname andrebbe utilizzato se dovete invitare delle persone interne al vostro dominio. Il nickname fornito a un esterno al dominio non funziona semplicemente. In ogni caso, il codice o il nickname andrebbe utilizzato per creare una stanza che si è già ipotizzato di riutilizzare più volte. Non usate questo sistema se non volete che qualcuno entri in questa stanza se non ci siete voi. Per una chiamata singola, vi consiglio di cliccare su Continua. Cliccare su Partecipa e copiare e incollare il codice della chiamata, questo link. Una volta copiato, potrete andare a incollare il link in una mail, in un sistema di messaggistica, dove vi pare, oppure andare a digitare qui dentro l'indirizzo email delle Che persone volete invitare alla videochiamata. L'altro sistema per avviare la videochiamata è quello di Calendar, quindi sempre andiamo a cliccare sulle applicazioni, clicchiamo su Calendar, parte il nostro calendario, andiamo a cliccare un evento nel giorno in cui vogliamo pianificare la videochiamata, assegniamo un titolo, indichiamo un orario e a questo punto clicchiamo su Aggiungi videoconferenza, Google Meet, questo è il link del Meet che viene generato. Questo link in realtà può essere utilizzato anche prima di questa data, non è necessario aspettare quel giorno. Tuttavia, per inviare un promemoria e un invito agli utenti, è sufficiente digitare l'indirizzo email in questa casella. Questo è il sistema che vi consiglierei di utilizzare se volete invitare degli esterni al dominio. Infine, il terzo e ultimo sistema per avviare la videochiamata è quello di Classroom. Apriamo Classroom. Entriamo nel nostro corso, in questo caso ho creato un corso di prova. E già da qui possiamo generare il link di Meet andando a cliccare su questo link. Possiamo decidere se sia visibile o meno agli studenti. Cliccando appunto su Genera link di Meet verrà visualizzato in questa zona il link, ma l'altro sistema è anche andare qui sulle impostazioni e generarlo sempre da qua. A questo punto, questo link che funziona per questa Classroom funziona comunque per questo dominio. Attenzione, questo vale esattamente come se fosse un nickname. Andiamo a decidere se è visibile o meno agli studenti. Compare qui in alto e può essere comunicato facilmente agli studenti di questa classe in quanto compare appunto in bacheca. Queste erano tre modalità per avviare una videochiamata. Se volete approfondire l'argomento Google Meet, vi consiglio di cliccare sulla playlist, il cui link vi lascio in descrizione o nella pagina finale di questo video.